Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Questo appuntamento straordinario con Farming Simulator del mercoledì pomeriggio. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è da fare. Allora, innanzitutto, siccome io avrei l'intenzione di costruire l'azienda da zero, allora inizieremo inizieremo a produrre un po' di farina e quindi partiremo subito subito con quello che riguarda naturalmente il cosiddetto pronto e via e si parte. Ok, allora la prima cosa andiamo a vedere cosa ci offre il mercato dell'usato. Allora, questa è 12 metri, questa è 12 metri. Power flow, Massey Ferguson. Allora, io comunque ho bisogno di una, allora, cassone. Questa no, questo potrebbe tornarmi utile, ma per il momento direi di no. Quindi acquistiamo una trebbia. Allora, acquistiamo una trebbia e andiamo subito senza indugio con la John Deere. Poi prendiamo la lama, ovviamente. Allora, poi mi serve un trattore. Ma allora, trattori medi, se non mi sbaglio, dovrebbe esserci. Dov'è? Credo sia questo. Allora, com'è che si faceva? Questa è una mod, ovviamente tutte queste mod le trovate nel mod hub ufficiale. Allora, questo, mettiamo queste, front attacher, GPS, sì, front design, ecco qua, perfetto. Allora, abbiamo il mezzo, 276 cavalli. Allora, vediamo un attimo questo. Abbiamo detto no, solo pula, queste cose qua. Ok, quindi 270 cavalli potremmo prendere qualcosina. Questo è quello che ho già preso, se non mi sbaglio. Poi questo 34. Vediamo, questo mi pare che è quello là che. Ok, perfetto. Allora, mettiamo sempre le solite ruote, ma stavolta ruote larghe. Allora, poi dobbiamo acquistare. Allora, prima però devo modificare un attimo una cosa perché non ho capito perché non si sente. Ah, credo di aver capito. Allora, un po', ecco qua. Ok, perfetto. Allora, intanto iniziamo a salvare la partita. Perfetto. Ok, andiamo qua, acquistiamo subito il campo 37 ed iniziamo a lavorarlo e poi dopo andremo ad acquistare il mulino che si trova in città e andremo subito, inizieremo subito a produrre farina, ovviamente con l'avena. Vi ricordo che la
caffeina produce molto più prodotto quando viene riconvertito e quindi più farina con una minor quantitativo di materia prima. Quella le asso, hai ragione, scusami, ma ho dovuto. Ho dovuto posticipare un pochettino il tutto perché stavo facendo carica caffeina e quindi è per questo che non ho potuto fare prima. Allora, il lato dritto è questo qua. Ok, adesso ci mettiamo subito subito all'opera. Ah, a proposito, però in questo momento sto in single player. Allora, salva la partita. Ecco qua. Ora ritorno subito. Ovviamente chi vuole entrare in partita lo può fare liberamente, purché sia un follower del canale. Quindi, caro Ale, se vuoi puoi anche venirci a fare compagnia. Ci siamo quasi. Ecco qua. Mi ero completamente dimenticato di andare in multiplayer. Allora, crea partita. Vabbè, vai tranquillo, dai, fai. Se finisco prima, faccio il raid nella tua, così magari se qualcuno, diciamo così, si ferma nel tuo canale, ti inizia a seguire un pochettino. Devo chiudere la tua live e arrivo con la mia. Allora, tutto questo. Ah, giusto, devo entrare in fattoria. Ecco qua. Ok, dai, poi. Dai, tranquillo. Quando sei entrato, poi. Vediamo il tutto. Allora, oh, mi devo mettere più o meno dritto. Ok, allora, abbiamo detto il Ctrl C e abilita. Poi Ctrl S. Imposta A. Andiamo dritti. Ci fermiamo. Ctrl S. Imposta B. Dovremo, utilizzo il condizionale, dovremo essere messi dritti. Quindi adesso CTRL X abilitiamo la guida assistita. Ecco qua. Ok, Ale, vai tranquillo, vai. Ale asso, ale ale, ale asso, ale ale. Oh yeah. Allora, vediamo se sta. Ok, perfetto. C'è tutto. Allora ho deciso, cioè o meglio, ho scelto di lavorare in quest'altro verso qui perché purtroppo nell'altro verso ci sono le piante, ci sono gli alberi, quindi diciamo così rendono molto molto più arduo il lavoro. Quindi XP. Ok. Allora devo acquistare la macchina a volgi balle, e quella prendiamo, quella che abbiamo preso.
questa qua 57.000 ok. Poi ci serve il raccogli balle, il carica balle che oggi abbiamo visto, che era questo qua. No, non era questo, eccolo qua. Eccoci qua. Ok, allora autoload sì. Eccoci qua. Pronto, pronto. Spero che mi sente. It's set, bossia. Pronto, pronto, pronto. Hai camuffato la voce. Io ti sento. Dov'è? Campo 37. Andiamo a trovare il nostro amico Dario. Devi entrare prima nella fase. Hello, hello. Hello, mi sentite? Brecco, brecco. Brecco al canale. Mi senti, guaglio? Tutto a posto, uè, bella. Come stai? Io non ti sento. Strano. Perché qua il microfono sta attivato. Allora, vediamo un po'. Io, ora? Io ti sento, Vediamo. No. Vediamo un attimo una cosa. Oh, madosca. Attività vocale, è tutto acceso. Volume ce l'ho. Faccio un caso. Che scemo che sono. Pronto, pronto? Io ti sento, eh. Ah, ok, ho sbagliato io. Aiaia. Dicevo io, com'è possibile che non mi sente qua? Mi hanno sentito anche a New York. Siamo su due live. Ecco. Siamo su due live. Ah, quindi stai facendo zapping. Oh yes, anzi, e adesso faccio la registrazione. Parto la registrazione per metterla su YouTube, che sai com'è il mio problema. Ah, sì. Allora, dimmi cosa devo fare, io lo faccio. Dimmi. Io in questo momento però sono in live, Lo so che sei in live. Anch'io sono in live. Ah, ok, devi andare a guardare nelle impostazioni. Tu dici per l'audio, giusto? Ah, ma tu sei qua, sai? Io sono qui. Fai una cosa. Sono davanti a te. Oh, fai una cosa, continua a trebbiare tu. Io vado a prendere i mezzi nel frattempo, vai. Non devo mettere anche io il casco, no, È pericoloso. Sai com'è, in questi casi facciamo i Power Ranger qua. Ok, allora vado. Ok, vado a recuperare l'altro. Sai che io vado un pochettino più storto perché... Oh, che succede? Ma come ce l'hai le impostazioni qua? Ho messo il GPS. Basta che premi... Che senso? Ho inserito il GPS, la guida assistita. No, no, ma io sono col volante. Allora... Vabbè, basta entrare e uscire da là e ti fa il resto. Da dove? Dal mezzo. No. Sei non entrato nel... sei entrato nella fattoria, perché altrimenti non avresti spostato il mezzo. Va totalmente indietro. Vabbè. Senza che io vada indietro. Ita, buongiorno. Non riesco a regolare. Ita, buon pomeriggio a te. Ita. Facciamo un bel su al mitico Ita 2165 e voilà le spadaccine, il nostro spadaccino fresco, come si dice, l'uovo di pacca. Hai capito cosa mi è successo? No, cosa è successo? Ti è andato indietro il mezzo? No, non riesco a guidarlo proprio. Appena salgo mi va indietro in mezzo. Hai devo fatto quella moto. Hai fatto entra nella fattoria? Sì, l'ho fatto. È strano. Aspetta. No, aspetta. Ora ho capito. Aspetta un secondo.
Allora, vediamo un po' se così. Aspetta un secondo. Fammi provare a guidare qualche altro mezzo. Prova a vedere un po' se il Ma... trattore riesce a guidarlo. Il trattore sì. Ok, ma strano, forse perché ho impostato il GPS sul mezzo. Aspetta un Esatto. secondo, un attimo solo, allora. Prova a vedere adesso se riesci a muoverti con la trebbia, forse perché avevo lasciato inserito la guida assistita. Sì, ok, adesso sì. Allora, aspetta, no? Io guido da dentro, guido col volto, capito? Guido da dentro, Io non... pure io, però ho messo la guida assistita per lavorare sui campi. Ok, ci siamo arrangiati, dai. Eh sì, dice due cani. Ciao a tutti i ragazzi di DAB. Siamo in contemporanea qua. Siamo in contemporanea. Sì, si chiama Allegra Aleasso. Allegra Gia, un nome molto semplice da scrivere. Adesso con sta trebbia ti sento pianissimo. Per cui... Aspetta Ah, c'è l'amico Ita, che grande, lo si è guido. iscritto al tuo canale, Ita2165, si è iscritto su YouTube. Grande Ita, Ah, su YouTube? sì, Grazie, grazie. 2165. Ma io ora sono su Twitch, in contemporanea, con Sì, no, lui. io Non su forse perché YouTube. lui ha saputo che i miei soldi spot, no? Cercate pure gli Ah, altri canali social, allora grazie mille. se andate a cercare anche il Grazie, Ita. canale YouTube. Ita, come procede la tua moderazione qua? È semplice, easy, oppure sembra un poco complicated? Ale, alla fine ho pensato di iniziare da capo perché mi sono reso conto che dall'altra parte non avevo posizionato proprio benissimo la fabbrica Ah, dello hai zoo. ricominciato? Sì, infatti non so se hai notato, di là non c'è nulla. Eh no, non l'ho notato perché ero intento a vedere cosa c'era di sbagliato su quella trebbia, su questa trebbia, e non ci ho fatto caso, che hai detto Infatti, i giustamente. mezzi sono gli stessi che ho preso stamattina. Ita, allora se c'è qualcuno che, diciamo, fa il cattivone e non offre il caffè patacca, allora tu dici, ragazzi, offrite il caffè patacca oppure arriva la sciabolata. Ora finalmente ragazzi, domenica mi arriva il secondo schermo anche a me. Almeno posso farti anche io, appena entri mi fermo e ti faccio com'è che si chiama? Il Ah ride. sì, lo shootout, queste cose qua. Beh, io lo Sì, faccio è perché anche. sai come faccio da solo? Cambio sempre altri tab, è impossibile fare una cosa così. Ah, io in effetti sto utilizzando alt tab, fra l'altro. Però Ah io sì? c'ho. Sì, però c'ho la chat in overlay con Gamecaster, quindi. Ma io mi incasino se faccio alt tab, devo avere un secondo schermo, almeno non ho problemi. Vabbè, questo sì. Ita, comunque Abbi non sa. pazienza se vado un pochettino storto, ma... No, no, vai tranquillo, non ti preoccupare. Tanti ho utilizzato sempre. Pure sono andato sempre storto. E mo' che ho utilizzato la GPS sono andato un po' più dritto. Quindi fiducia, mancherebbe. Ok. Comunque, Ita, No, non l'ho so. messo anche in descrizione, che faccio la live con te, quindi Ah, chi ti ottimo. conosce. Comunque, Ita, non so se hai notato, ma. Ecco, Se ora ascolti. comincia con la voce. Ecco, appunto, ma capita a volo. Solo che secondo me se vai nella sua live la riesci a sentire molto più forte perché qua la senti nella chat del gioco. Comunque non so se la segui o non la segui ancora. Ecco, Ale Asso, il nome sembra Oddio. una filastrocca qua. Anzi, uno scioglilingua. Comunque è Capito. simpatico. È un simpaticone. Vabbè, almeno che sono simpatico, almeno quello.
Comunque devo dire la verità, Ale, con questa imballatrice della Kun, il fatto che fa anche le balle fino a 180 è ottimo. Costa poco, costa relativamente poco, ma è ottimo. Vuoi sapere una cosa? Dimmi. Io le odio le imballatrici, quindi io quando devo fare qualcosa per gli animali, per le cose, mi prendo Il sempre carro caricatura. il... Esatto, il carico carica tutto, me la metto lì e mi compro quello che si chiama, la baracca per l'erba Ah e per sì, il la paglia. fienile là. Sì, fienile, non mi veniva la parola. Prendo il fienile, poi per gli animali ci penso così perché le balle non le ho mai sopportate. Oh, devo dire la verità, Già me ne io. faccio, me ne faccio. Già le balle me ne faccio in realtà, non farne anche qua. vabbè, io per esempio l'imballatrice la utilizzo soprattutto quando devo fare la paglia per la lettiera. E allora preferisco utilizzare l'imballatrice perché comunque alla fine tu metti anche due balle nella sparapaglia e tu ti vai anche a sistemare tutto, diciamo. E Sì, per il momento, esatto. per non avere l'ingombro, però nell'altra mappa che ho sulla Elengrand, là invece ho messo il fienile, però quello lì originale, quindi è solo fienile e L'originale, sì. non accetta la paglia. Però qua invece ho scaricato una mod che fa sia da fienile che da pagliaio. Wow, Ho pagliaio mi è capito. venuto. Io sono ancora alla vecchia maniera, dai. Con i carri, insomma. Oddio, non è che non mi piaccia, però secondo me per gli animali basta e avanza con il caricatore, quello fai da te, Ah, ho il capito. carro. Lo sapevi che non si possono fare le live sulla mappa Elengrand? Ah, Ita, e come mai? Io le faccio sulla Zappaland, non è Guarda, io sulle... qua sono pieno, li sarei già Arrivo. pronto io le cose. Arrivo subito. Ah, vieni tu. Sì, vado a prendere il cassoncino. Ho già tutto previsto qua. Ora vado ad acquistare anche il mulino qua, così iniziamo subito subito a produrre. Infatti un po' come ho fatto stamattina, eh. Infatti stamattina la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al mulino, ho detto boh, l'acquisto, così inizio già la produzione, perché le altre volte, diciamo così, non è stata la cosa immediata, diciamo così, quindi sono andato un po' più lungo per capire i meccanismi di gioco. Adesso che ho capito più o meno come mi posso organization qua, non ho problemi. Come l'organizzazione. Allora, dovresti secondo me metterti leggermente fuori asse, cioè fra queste due strisce di paglia, perché altrimenti distruggo il raccolto. Ok, va bene anche così. Ok, eri accavallato completamente. Aspetta, mi sposto io. Vai, vieni tu che è meglio. Ok. Voilà. Allora, dice Ita perché è successo, un altro streamer gli hanno inviato un'email di eliminare subito il video. Il giorno seguente deve andare da un giudice per ragioni copyright. Il Eh sì. problema... No, mi diceva Ita che a uno streamer gli è capitato che gli hanno detto che non può più fare le live sulla mappa qui, su Farming 22, sulla mappa la Elegram, perché dice per questioni di copyright. Ma mi pare strano, perché... Ma... Ma non ce n'è molti per qua. No, parla di copyright, però non ho capito di che cosa intende. Marche forse, le marche. Elimina subito i video e seguente. Per ragioni di copyright, ma a Per le marche me forse, nomi delle marche. sembra più una barzelletta, Rita, sarà anche Sì, vero, decisamente. però
Cioè, barzelletta nel senso mi sembra una burla, eh. Sarà una notizia di quelle lì strane, perché queste sono mappe Fatte completamente apposta per fare le live. esatto, non solo, ma non penso che non vanno a rispecchiare i paesi. Cioè, magari Ellen Grant non esiste, così come la Haute Baronne non esiste in Francia. Poi se è così, magari si è creata. Oh, non metti in dubbio, Ita, ma ci sono i professionisti delle burle che muovono un Sì, po' se ne di. sparano parecchie. Esatto, mi ha capito, Alessandro mi ha capito a voi, che si mettono lì e pur di fare audience, queste cose qua iniziano a dire cose inventate o magari vere, ma fino a un Ma questo certo punto. se ha detto una cosa così in live su Twitch è contro Twitch, quindi questo lo bannano a prescindere perché ha detto questa cosa qua di Twitch, secondo me. È questo dico, è che poi il problema più che Non dello perché ha streamer, giocato in questa mappa. è questo dico, il problema non dovrebbe essere tanto dello streamer, ma dovrebbe essere della Giants che ha creato la mappa, ma penso che comunque sono mappe, queste sono tutte inventate, magari pigliano spunto sì da posti veri, posti reali, ma i Ma e poi nomi. le marche dei trattori, quelli veri, è già che paga i diritti. Esatto, quelli comunque hanno Poi. pagato, sicuramente hanno pagato un'autorizzazione a far sì che possano utilizzare i nomi dei marchi, perché uno non è che così di punto in bianco No, no, no. dice io Penso che faccio sia se. impossibile. Oh, tutto può essere molto possibile, ma questa non mi sembra molto. Pure a me Non mi ha sta. un nesso, eh. Pure io, cioè, strano, sarà anche così, ma probabilmente ci sarà stata qualche altra cosa, magari ho utilizzato un marchio di qualche trattore che non è stata cosa così. Infatti la Giants gli ha mandato subito dopo che la live su quella mappa non si possono fare perché non è stata creata da loro. Ah, ma allora forse. Aspetta, forse ho capito. Allora, credo di aver capito. Allora, io, all'inizio proprio era uscita una mappa identica e precisa alla Helengrad, però aveva altri punti di vendita. Io ci ho dato un'occhiatina così, poi l'ho tolta perché. Semplicemente perché era pesante, poi ho detto c'ho la Helengrand, non è che Ma due punti mod, in vendita in più non è che mi una mod cambiano. rifatta? Esatto, una mod in effetti, quindi Allora, proprio. quella è molto possibile, probabile, perché magari nel distributore c'è scritto ESSO o IP o quella roba là, non esiste. Esatto, quindi può darsi pure che lui, questa persona, diciamo così, ha fatto una mod di una mappa della Giants e quindi probabilmente è la Giants stessa che gli ha fatto, diciamo così, Causa. il richiamo, perché magari se ne sarà accorta e magari non l'avrà nemmeno chiesto un'autorizzazione, perché magari per modificare una mappa e magari lui l'avrà fatta girare sta mappa, magari la stessa mappa che ho trovato io nel mod hub esterno, ed ecco che gli è arrivato il richiamo. Sì, no, Dalla sicuramente. già e là sì, i copyright ci stanno tutti perché è la Giants che detiene ha creato quel prodotto e quindi sì, diciamo che forse non l'ha raccontata proprio bene bene l'amico streamer, però sicuramente il richiamo magari sarà arrivato dalla Giants, credo. Vabbè, comunque mi dispiace perché una persona, Sicuramente. diciamo, che si diverte come noi viene bannato per. Mi sembra molto Ma quello così bella è. come cosa, eh. Ma infatti, è che poi alla fine, voglio dire. Sì, alla fine uno viene qua per divertirsi. Esatto. Quindi è un peccato. Perciò dico alla fine, un po' mi dispiace, però. È strano, cioè, Sì. effettivamente la Giants, vabbè che loro
evidentemente pure per ci avranno investito parecchi soldini per creare sta cosa. No, per prepararsi, detto sicuramente. Perché fanno uscire di default tutte le cose che si possono pubblicare in Italia. Esatto, quello che loro hanno. Anche per non andare nei casini. Esatto, dove loro hanno acquisito i diritti d'autore, loro lo. Esatto, o magari dai marchi, dai vari brand che vengono citati nel gioco, ecco che loro giustamente devono tutelarsi e quindi pagano le licenze per una licenza per poter tenere i marchi, altrimenti i marchi Steyr, Kuhn e quest'altri qua non è che gli avrebbero fatto guadagnare a loro dei soldini, ai produttori e i marchi insomma rimangono a secco. Per cui credo più che sia stata sì una violazione del copyright, però probabilmente qualcuno avrà segnalato a YouTube come contenuti violazione del copyright, magari qualcuno della Giants, e quello giustamente YouTube per tutelarsi ovviamente i video li blocca, diciamo così. Però ovviamente se uno c'ha la coscienza pulita, come a me è capitato su un altro tipo di format, sulla radio CP, YouTube praticamente mi avevano segnalato i miei contenuti come violazione del copyright, quando le dirette, quelle non erano altro che le dirette che ho fatto io dalla mia stazione CB. E quindi quando ho rimandato ho risposto a YouTube, ho detto guarda che questi video sono di mia proprietà perché sono delle live, loro evidentemente gli operatori quando hanno visto che effettivamente era una live si sono resi conto e mi è arrivata la mail dove si sono scusati per l'inconveniente e mi hanno ripubblicato i nuovi video. Cioè magari qualcuno era, non lo so, il video non grido nel mio caso, però dico evidentemente qualcuno c'è stato che ha fatto sta segnalazione. E quindi neppure penso pure che nel caso di quest'altro amico streamer evidentemente qualcuno avrà segnalato alla Giants che lui ha creato sta mappa, ma magari non ha chiesto l'autorizzazione. Che poi pensi che la Giants, se tu fai una mod e la metti pure nel mod hub ufficiale, quello non è che ti dicono un granché. Però Ita, diceva Totò cose da pazzi in questo manicomio. Per cui ci può essere pure. Puoi dire a Ita se mi si sente nella mia live? Ita, tu lo senti? Mi si sente nella mia live, c'è tutto. Si sente anche Dab. Ah, nella live di Ita, se non so se già messo il follow all'amico Ale Asso Allegragia. Mi ha chiesto Alessandro se puoi dare un'occhiatina anche nella sua live per vedere se si sente, se lo senti bene o se si sente bene anche pura moi. Moi sì. Volevo sapere un po' anche se si sente la tua. Ok, allora ora faccio lo shootout così vedi anche il link. Allora Ale Asso Allegragia. Oh, a primo colpo l'ha presa. Sta andando abbastanza storto. Ah, ma non ti preoccupa. Tanto io non sono mai stato. Grazie Ita, era solo una scusa. Scherzo, eh. Vai, vai Ita. Volevo sapere se te mi sentivi bene, se si sente anche Dab. Pronto, pronto. Io in questo momento saluto gli amici che mi stanno guardando, che stanno guardando la live sul mio canale, ovviamente anche quelli che in contemporanea stanno seguendo la lives nel canale Ale Asso Allegragia. Ah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Detto Lord, detto Giova. Esatto, come dice Giova. Ah, yeah, yeah. Sono pieno. Arrivo. Hai mangiato tanto allora oggi? Sì, abbastanza.
così. Esatto, basta che lasci un po' di spazio così io arrivo e scarica. Invitami, si sente? Digli che si sente solo lui e te no. Non ho capito. Ha detto si, la tua voce la sente. Mia voce va, e te no? Dice la mia no, vabbè. Forse perché devi abilitare la chat vocale. No, è già abilitato la chat Il vocale. volume, controllate il Vabbè, volume. comunque, non ti preoccupare che nella registrazione, per ora io sto registrando con radio, no? Sì. Quindi su YouTube la tua voce si sente di sicuro, al 100%. Devo sentire anche qua, ma qua non si sente. Vedi che problemi che ho qua. Ita, poi il suono del suo mezzo si sente nella sua live. Il mezzo dovrebbe sentirsi, sì. Finito? Dab? Sì. Caricato. Poi c'è anche il presidentissimo La Zappa Storta. Buon pomeriggio. Sentono i mezzi, si sente solo la mia voce. Eh sì, allora dice la zappa storta: salve, puoi creare la mappa senza problemi e cambiare tanto, ma non correggere gli script. O mettere anche un solo cartello con un marchio di un'azienda non affiliata alla Giants. Ecco, scatta il copyright. Esatto, quindi è perfetto, vedi? Non fa una Chi l'ha piega. detto? Beh, la zappa storta, l'amico la zappa storta. Ah, ciao Zappa, ieri ero da lui. E infatti ecco, allora il discorso più o meno Lego era. quegli occhi mi spoglia! Spogliatoio! Era più o meno quello che avevo grosso modo accennato, problemi di licenze non consentite, quindi è arrivato il ban, la richiesta di ban, o meglio la violazione del copyright. È solo qui, ma infatti avevo fatto un discorso fra le tante cose, avevo detto forse ha utilizzato qualcosa che la Giants non aveva la licenza per pubblicare, magari giustamente Sì, però qualcuno. dai, secondo me sono troppo esagerati, eh. Cioè, uno sta giocando, dai, eh. Però se magari quella persona, non sappiamo se questo è un grande streamer, magari in quella live ci ha guadagnato un bel po' di soldini, pure un 100 euro, diciamo, forse giustamente alla Giants un po' come dire brucio, perché dici com'è, io ho Beh, anche messo i quello, miei quello vero. progettisti a fa questo, mi sono costati soldini e tu. E effettivamente, insomma, poi il fatto di non avere la licenza di postare dei marchi in un gioco, effettivamente poi automaticamente fa scattare la violazione del copyright alla Giants, perché non tutti sanno che l'utente ha modificato quella mappa. Tu stai giocando, ma se l'azienda denuncia la Giant per non aver pagato. Ecco, è quello che più o meno ho detto qualche istante fa, che arrivo con un po' di ritardo. E quindi sì, il discorso è che quando utilizzano materiale, ecco, se non hanno l'autorizzazione non è che possono andare a spendere e spandere. E quindi ha perfettamente ragione il Ogni mitico tanto segnalissimo. faccio uno scattino di lag, anche te? Sì, capita ogni tanto, è abbastanza normale. Un lieve scattino. Sì. Normale? Sì, e quelli server mo così fanno. Non ho capito per quale motivo. Comunque sì, effettivamente Zappa mi ha anticipato che era un problema di Grande Zappa, ieri stava giocando alla caccia Call Ah sì, da Brixia. of the Wild. Ieri sera io ero nella sua live. Era su Farming insieme a G. Forse successivamente. Vediamo un po'. Oh, da me Oh. non c'è ancora nessuno, in live. Aia, vabbè. Ciao Bufalo! Ho parlato Ottimo. come non detto. Come si chiama? Bufalo? Sì. Ciao, benvenuto nella live del mitico Aleasso
allegragia. No, ah, yeah, se ha detto ragazzi vuol dire che mi sente anche a te. Ah, ottimo. Mi raccomando. Lui, lui si chiama Dub Logistica 1 e stiamo facendo la live in contemporanea. Il mio caro amico. Dice Dub, non si sente. Non come ti stai, sente. Come ah, stai? È vero, perché non mi sente, giusto. Lui non mi sente. Dice ma lui Ita. Non ti sente. Giustamente. Ita, ma almeno nel suo, nella sua live si sente il suono del suo motore, oltre alla voce. Almeno diamo un aiuto. Giusto per capire. Peccato però. Però su YouTube sicuramente ti sentono. Quindi... No, non lo sente, ha detto. No, solo la voce. E allora forse c'è... devi impostare nella... nella... la voce. Bufalo, Bufalo, tu senti i rumori del gioco, tu li senti, sì? Aspetta che adesso... perché questo, di questo sono estremamente sicuro. I suoni del gioco li senti, Bufalo? Attimo, adesso mi rispondo. Sì, sì, non devo andare a... Porca vacca, non sento i suoni del gioco. Ah, quindi è qualcosa di generale, ok. Solo la mia voce. Aspetta un attimo, va. Sì, sì, vai tranquillo. Allora, se per esempio tu fai il forno con la stessa insegna del paese, non puoi portarlo live. E comunque non puoi passare il file a nessuno. Parli sempre di una mod che io non dichiaro che è stata presa... Adesso dovrebbe sentirsi anche il gioco. Dammi la conferma. Ok Zappa, grazie per essere passato in live. Buona, buona caccia, poi se riesco faccio anche il raid. Se finisco prima faccio il raid. Rientro. Ok. Rientro. Ora quanto ho già preparato qualcosa per scaricare, guarda. Ok. Adesso esco e rientro, non so cosa, come sia possibile. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano. Buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Ita per aver fatto suonare lo sponsor qua, il aver fatto suonare la pubblicità del mitico, della mitica azienda I Piani Bio. E no, qua ma ci continuiamo la raccolta della paglia qua.
mitico Itta. Oh, KK. Io ti sento sempre un po' basso. Se riesci ad avvicinare il microfono di più alla bocca, si sente meglio così. Sempre un po' in sottofondo ti sento. Ah, mi devo andare a scaricare di là. Ragazzi, comunque, se dovete prendere un carro buono che vi faccia anche da spargi concime, vi consiglio questo qua, che vi faccio vedere. Quello che acquistate è questo qua, carrello, quello da, mi pare, 44.000, ecco qua. Questo qui, lo stesso che ho preso io, vi permetterà anche di utilizzarlo come spandiconcime, quindi spenderete qualcosina in più rispetto a quello da 33.000. dov'è? Ma avrete anche un attrezzo in più, quindi con poche migliaia di euro avrete lo spargiletame. Ovviamente vi consiglio anche di mettere le ruote larghe, perché poi sui campi, come è capitato a me, il trattore tende un pochettino, soprattutto il rimorchio tende ad appesantirsi e quindi a muoversi in maniera difficoltosa, mentre invece con la ruota larga, diciamo che di essere un pochettino più. Boh, proviamo così, vediamo. Ok. Vediamo. Ecco, vedi, adesso si sente anche il gioco. Oh, che allora tu devi fare. Io quando devo avviare la live faccio sempre una cosa. Avvio prima il programma per lo streaming, poi dopo avvio il gioco, ma mi assicuro prima che siano partiti sound alert e tutte queste cose qua, quindi aspetto tipo un minuto, il tempo che a me non sembra la webcam per esempio me la carica, si apre un gioco, quindi la prima cosa che faccio, chiudo tutto, anche il browser che ci ho aperto per guardare, apro prima quello. Quindi per esempio adesso senti anche DAB, no? Tu fallo. Ora cosa devo fare? Aspettiamo che ci dà la conferma. Non si sente lo stesso gioco. Cioè, Ita dice che si sente il gioco e Buffalo dice che. Cioè, Ita dice che non si sente il gioco e Buffalo dice che si sente. Non riesco a capire ancora. Ita, ovviamente se si sente il gioco non nella mia live, ma in quella là di Aleasso, se puoi fare una cosa, mutare anche temporaneamente la mia live e vedere se nella live di Aleasso si sente il motore del mezzo. Ale, ma faccio una cosa, mo ti prendo un trattore così. Nel frattempo, infatti, mi hanno detto di prendere un trattore e provare a accenderlo, a vedere se lo sento. E infatti, lo prendo perché comunque torna utile. Dove sei? Qua? Allora, no, ma ti. Se va al concessionario. Sono nel 37. Ok. Ok. Il concessionario sta là vicino. Allora, mo ti preparo tutto così.
Cioè tutto quello che no, ti non serve. Si sente, dice che non si sente. Ok. Porca vacca. Non so che cavolo ho combinato. Boh, niente ragazzi, chiudo la live da me e resto qua a giocare con lui. Intanto, che devo fare? L'unica cosa, vedi, adesso al concessionario c'è il trattore là. Ho preso anche perché può servire soprattutto quando qualche persona viene a farmi compagnia in live. Una cosa che dovresti fare è guardare tanto nelle impostazioni del mixer, quello là che c'è nel software, devi vedere se sia nel programma interno che in quel software è stato settato la scheda audio che utilizzi tu per ascoltare i suoni, perché ho la vaga impressione che, diciamo così, potrebbe essere un problema di configurazione. Magari Ale, se riesci a farmi uno screen save, così magari posso vedere delle impostazioni del tuo software là, nella parte generale. Allora, mi pare che lo screenshot si fa con il tasto Windows e stamp R-Sys. Ti fa lo screenshot dello schermo e te lo salva in una cartella immagini screenshot, se non ricordo male. Niente, non funziona ragazzi, non so. Niente ragazzi, io devo chiudere per forza la live. Ci vediamo da DAB. Salutali da parte mia qua, che non mi sento. Ah, non ti preoccupare, vai tranquillo. Fai un attimo che tu fai le cose con calma. Chiudo la live e tolgo i suoni. Aspetta un attimo. Sì, vai tranquillo. Ma al limite dopo, quando finisco la live, utilizziamo un attimo TeamViewer, vedo un attimino qua da remoto le impostazioni del tuo software, può darsi che ci sono qualche parametro, qualcosa che non è stato impostato correttamente. No, è SO, non ho messo SOL. Quella è nel... Eccoli qua, scusami. Vai tranquillo. Voilà, faccio partire la live per YouTube. Ok. E così almeno. Allora. Eppure io mi pare che avevo impostato l'altro comando SOL, forse non a tutti. Ita, occhio che quando arriva Eliza, la super mitica moderatrice qua, è il terrore di tutti i moderatori del canale qua. Eliza. Che devo fare? Ti porto a casa questo? Sì, portalo un attimo là. Ma tanto finisco di lavorare questo campo qua, sì. E poi vengo a risolverti un attimo il problema. Vabbè, sospendi il bot. Il bot ultimamente mi sa che sta facendo la bot.
Madonna, che nervoso. Non ti preoccupare, mo termino la live, faccio il ride deve, vediamo tramite questo software, faccio l'assistenza remota e vediamo un attimino di che cosa si tratta, perché ho la vaga impressione che sia un qualche parametro impostato non correttamente. Non lo so, ma... no, è quello, deve essere forza quello, non è possibile, perché se tu il gioco lo senti nelle casse o nelle cuffie, io lo sento nelle cuffie, sento tutto nelle cuffie, perfetto, e quello dovrebbe essere anche il software di gestione, deve per forza sentire tutti. Io di queste cose qua ne intendo poco, cioè no, ti preoccupa, ho settato come potevo Streamlab e poi chiaramente, ma diciamo che tutte le live di Eurotrack sono rimaste VOD, con la voce, col video, con il sound, con tutto. Da un giorno all'altro mi sono trovato senza, con questo problema, eh. Ah, mo do un'occhiatina. Bufalogio ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Buffalo Joe, benvenuto nel canale, benvenuto nella live. In questo momento con noi c'è l'amico Ale Asso Allegragia, poi c'è Ita 2161, poi forse c'è, non so se c'è ancora l'amico la zappa storta. È arrivato Buffalo, che è il mio follower. Ah, grazie per il follow, allora. Doppio benvenuto. Grazie. È venuto ad ascoltare un po' l'audio. Qui l'audio si sente bene, va. Bufala, non ti preoccupare, vediamo di risolvere il problema ad Ale qua. Sai che bello se ti dice che non funziona neanche il tuo. Guarda che la settimana scorsa mi è capitata, lo sai? Sono stato per 3 giorni che non mi andavano i sound alert e sono andato veramente al manicomio. Grazie Bufalo di avermi seguito anche qua. Ok, grazie Bufalo, così faccio il ride all'amico la zappa assorta. Vedi Ale, se vuoi puoi prendere anche, puoi andare a recuperare nel frattempo il trattore che sta dal concessionario là, se magari lo puoi portare, sì, un attimino di là, così poi, ah, certo, grazie, sì, almeno così, che l'ho preso appositamente per te il trattore. Tu mi dici come devo fare, io lo faccio. Oh, comunque prima di entrare là ho fatto, poi se riesci veramente, se riesci a trovarmi il problema, te ne sarei veramente grato. Ma io credo, ti ho detto, questo io credo che sia un problema di configurazione sicuramente, perché allora se fosse un problema dell'audio generale, tu non dovresti sentire la tua voce e non dovresti sentire nemmeno i suoni del computer, ma siccome tu senti tutto, ma è il tuo software che non sente, allora è un problema di configurazione del software. Sì, sì. Allora dice, allora da Ale il suono c'era, ma rispetto alla sua voce era come se fosse all'1% rispetto al 100%. Sì, Bufalo, infatti andrò a controllare pure un pochettino i parametri di Windows, perché se eventualmente il volume master del microfono è basso, allora io glielo metto come ce l'ho io. Più 10 decibel è l'80%, anzi 90% della potenza. Il microfono alla fine l'ho messo al massimo. Mo vediamo un attimo, tu a che distanza ce l'hai dalla bocca? Ma dalla bocca c'ho, io guarda, io uso le Logitech. Ah, le stesse cuffie che ho io, queste c'hanno il microfono a distanza. Spectrum G633. Quelle lì non 7.1 ma stereo, diciamo così, con il connettore, okay, a 4 pin. Io quando devo chiudere il microfono mi tiro sulla levetta, quando devo aprirlo me la tiro giù. E allora il microfono è come è mio, insomma. Ma lui si sentiva fin troppo. Come? Ha detto, scriveva, ma lui si sentiva fin troppo, credo. Allora sì, Ale? Sì, sì, sì.
ma io nella registrazione lo sento che mi sento solo io e mi sento anche diciamo bene, tra virgolette. Quello è il software che deve essere regolato per bene. Io mo non lo conosco bene, ci do un'occhiatina, ma entri e se vuoi ti do come si chiama? AnyDesk, entri con AnyDesk. No, io c'ho il. C'è quest'altro software che alla fine io utilizzo molto spesso per fare l'assistenza remota anche ad altri amici streamer che mi hanno chiesto una mano. Ok, vabbè, ora con calma, quando finisci la live. Sì, tanto qua ho quasi finito, mi raccolgo quest'altro po' di paglia. E così. Se tutto funziona stasera, diciamo. Almeno ritorni sicuramente a parlare meglio, insomma, ti sentono meglio pure gli altri. Tipo adesso no, tu no, parli. No, ma gli altri mi sentono bene, a me. Non sentono il sound del gioco. Vediamo un attimo i parametri. Allora, vediamo un po' i suoni. Allora, volume 70%, IGU, volume. Del menu questo non ci interessa. Registrazione, chat vocale al 100%. Ale, vedi un attimo una cosa. Nelle impostazioni, stesso qua nella schermata del gioco. Di Streamlab? No, nel gioco qua. Premendo ESC, vedi c'è la rotellina nel menu scorrendo. La terz'ultima. Sì. Vai, scorri in fondo a tutto. Vedi c'è i suoni, sì. Sta scritto volume. Volume del veicolo, volume ambientale, vedi un po' se volume chat vocale e volume 100%. Volume di registrazione 100%. Perfetto. E allora questi parametri sono perché gli stessi parametri che ho io. Allora facciamo così, ragazzi. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio l'amico Ale, anzi, me ne vado, eccolo qua. Ringrazio l'amico Ale che Ale Asso Alegragia Ale che ci vuole, che per dire questo nickname bisogna dirlo per forza scandendo e cadenzando il nick. E allora alla Lorenzo, esatto. Allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio Vita 2165, ringrazio Buffalo Joe per il follow e ciao Buffalo. Ringrazio l'amico la Zappa Storta che è passato a salutarci. Allora, l'appuntamento per quanto riguarda Farming Simulator è sempre per domani mattina, sempre la solita ora. Io adesso faccio il write all'amico la Zappa Storta. E approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete stati in compagnia qui in live, e ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica su Twitch. L'appuntamento con Farming Simulator 22 è per quanto riguarda il pomeriggio, e per sabato ci trasferiremo sulla Zappaland e quindi andremo sulla Ellengrand praticamente. Quindi per voi che siete diretta vi chiedo la gentilezza di restare, e se ovviamente se non conoscete il mitico la Zappa Storta, lasciate un bel follow al canale, ovviamente seguitelo. E allora, detto questo, io vi ringrazio ancora una volta e vi auguro una buona continuazione. Stato buono, ciao.